nuovo sistema di archiviazione che consente di raccogliere innumerevoli documenti e renderli facilmente disponibili a tutti. Un modo per coniugare storia e tecnologia, memoria ed innovazione. Nasce così il progetto Giulia, innovazione digitale e archivio Giulio Andreotti, presentato dal laboratorio Nestor, Università di Tor Vergata. Il professor Maurizio Talamo, presidente del laboratorio. Il problema oggi è quello di dare la possibilità di utilizzare il web anche per cose, diciamo, che abbiano un valore culturale senza renderle noiose o difficili, diciamo così. Questo è un discorso complesso, un problema di ricerca. Noi sappiamo bene che Google o altri sistemi del genere permettono di fare miliardi di cose, ma in modo che alle volte è un po' superficiale, diciamo, nella loro natura, diciamo, di essere globali. Viceversa, se noi vogliamo andare verso un modello nel quale rendiamo fruibile quella che è la nostra storia, la nostra cultura, questo richiede anche una tecnologia più evoluta, perché dobbiamo applicare certe metafore, certi modi di lavorare a un contesto in cui la cultura, la razionalità sono importanti. Documenti, manoscritti, immagini e filmati, Giulia rappresenta un'ampia testimonianza dell'attività del senatore Giulio Andreotti negli anni dal 1980 al 1993, con particolare riferimento al periodo in cui ricopriva la carica di ministro degli esteri. Un uomo di governo e di partito, studioso, saggista e giornalista. Così la dottoressa Flavia Nardelli, segretario generale dell'Istituto Luigi Sturzo. Il progetto naturalmente rientra in una serie di approfondimenti che l'Istituto va facendo ormai da tempo su questa grande partita del digitale e del mettere gli archivi a disposizione di un pubblico più ampio di quello degli addetti ai lavori a cui normalmente ci si rivolge. L'Istituto ha 70 archivi personali, 3 archivi di partito, raccoglie l'esperienza del cattolicesimo politico in Italia nel Novecento. E quindi per noi è particolarmente importante seguire quello che sta accadendo nella tecnologia applicata agli archivi e alla gestione degli archivi.